Vediamo cosa pensano gli italiani della casa alla luce di tutte le battaglie di cui abbiamo parlato, delle tasse, di come siamo tartassati. Vi facciamo vedere questa serie di pareri. Io penso che ancora l'italiano sia attaccato, affezionato alla casa, anche come investimento. È un buon investimento perché è l'unica cosa certa che c'è. E adesso non c'è più niente. Per me non è più un investimento, a meno che le cose non cambino. Cioè prima pagavi, che ne so, un appartamento a poco comunque, quindi era un investimento e ne compravi pure tanti, cioè riuscivi perché facevi sacrifici, lavoravi e ti compravi l'appartamento. Oggi non è possibile perché i ragazzi hanno i contratti che comunque sono quello che sono, cioè il precariato, una serie di cose, e il giovane è normale che sta a casa, che dicono sto a babboccioni, ci starei pure io a casa. Io la casa ce l'ho, la sto vendendo, trovo enormi difficoltà, sono 6 mesi che l'ho messa in vendita, ma considera, l'ho comprata, ci sto rimettendo 30.000 euro pur di venderla, eppure non si vende. Adesso una seconda casa, chi ha la seconda casa quasi quasi dice beh, me la vendo, perché... Ora i fitti sono quelli che sono, abbassatissimi perché la gente non ha soldi. Tra quello che quando vengono, tra quello che rompono, molti non pagano, oltretutto perché rimangono dopo aver pagato i primi mesi non pagano più, e quindi anche per mandarli via ci stanno circa un anno gratis. La situazione è complicata anche perché non abbiamo una visione serena del futuro, non sappiamo bene dove stiamo andando, ecco, oggi c'è un po' c'è molta incertezza. Che cosa dovrebbe fare un governo? Dovrebbe innanzitutto abbassare le tasse, perché le casse sono oggi tartassate in una maniera un po' indecente, diciamo, vero? Troppe tasse, troppe, troppe, troppe. Modulare un po' più questa tassa sulla casa, renderla un po' più equa secondo il reddito dell'abitante. A parte questo, è giusto pagare per una casa che è un bene immobile che uno avrà per la vita. Snellire per esempio le procedure per quanto riguarda il mercato proprio dell'edilizia, perché ancora con tutto che hanno promesso snellimento, di fatto non c'è. Penso che la cosa migliore da fare è abbassare un po' il prezzo del mercato immobiliare, anche se la pubblicità di molte agenzie immobiliari dicono che in questo periodo, essendo un periodo di crisi, si è abbassato di più. Però poi alla fine non è così vera questa. Prima del governo sono le banche che dovrebbero aiutare comunque i giovani a stabilirsi e avere un tetto sopra la testa, che è la cosa poi più importante. Che vorrebbe qualcuno che imponesse alle banche di non fare le banche come lo stanno facendo adesso, insomma, di allargare un po' i cordoni della borsa. La casa non è più un ottimo investimento. Immagina chi ha più proprietà e ha 2 o 3 case, deve pagare 2 o 3 IMU per volta. Secondo me non ne vale la pena, deve aumentare i fitti, è tutta una conseguenza. Aumenta il fitto e giustamente per rientrare le spese dell'IMU e ci troviamo come sempre disperati. Il mattone è sempre il mattone, oggi è il mercato in crisi, però prima o poi si riprenderà e quindi è un investimento abbastanza sicuro. Comprate le case per tenerle in affitto? No, ma personalmente sì. Certo, c'è chi è più fortunato che magari ha i genitori alle spalle che gli possono dare una mano, ma se uno viene, si vuole fare da solo, si vuole fare una casa, si vuole fare una famiglia, diciamo che non è il momento adatto. Anche un solo prestito, cioè richieste... Meno esose, perché le banche adesso sono... Alle banche è proibito avvicinarsi per una categoria di persone, purtroppo, sempre di più. Ma il governo può fare tanto e può fare niente, perché bisogna far ritornare a circolare il contante. Quello è il perno principale, l'edilizia. Se non si muove l'edilizia, sta tutto fermo. Allora, muovendosi le case, uno si muovono i muratori, si muovono i carpentieri, si muovono tutta questa gente qua. Questa gente qua si muove il materiale, si muovono i camionisti, si muove tutto il sistema. Credo che l'unica cosa da fare sia concentrarsi fortemente sul lavoro.
non semplicemente quella mera circolazione di denaro e la ripresa dell'economia e dei consumi, che di per sé non significa assolutamente niente, riprendete a consumare qualcosa. Ma fare in modo che il lavoro torni a essere una categoria affidabile e non la buffonata di cui oggi si parla, che poi è in larga parte precario, precarietà insomma. Ma cercare di investire più sullo sviluppo, sulla crescita e sul lavoro, lasciando stare l'indicatore che è lo spread, che è un indicatore secondo me prettamente fasullo. Investire più sulla speranza e meno sullo spread. Insomma, intanto scusate, una comunicazione di servizio, questi altoparlanti funzionano perché qui sentivamo malissimo, abbiamo intuito alcune delle risposte, ma insomma questa è un'altra cosa. Dicevo, queste sono interviste raccolte a Roma e a Salerno, abbiamo scelto il centro e il sud, diciamo, dell'Italia per questi pareri. Allora, io vorrei cominciare con l'onorevole Mantini, siccome prima diciamo, si parlava di un IMU da rimodulare stando al Partito Democratico, il senatore Gasparri diceva l'IMU va tolta, l'ha annunciato il presidente Berlusconi. Voi che siete con il terzo polo, con la lista Monti, insomma, con chi poi come presidente del consiglio tecnico quest'IMU l'ha messa e il salasso è arrivato, che visione avete, visto che poi anche in campagna elettorale si riammorbidiscono, per così dire, le posizioni, e anche il premier Monti, insomma, qualcosa in questo senso l'ha detta, che fine fa quest'IMU? Beh, ma al netto un po' dalla campagna elettorale, voglio andare controcorrente, perché se no qui promettiamo tutti quanti, diciamo... Ma siamo vaccinati alle promesse, appunto, adesso, di far sparire le tasse, quindi siamo a posto. Io penso che in generale abbia ragione, rispondo alla domanda ovviamente, quelli tra gli intervistati che hanno detto, insomma, dobbiamo riprendere a far girare l'economia, questo è il primo problema. E quindi l'Italia deve essere attrattiva e deve tornare ad avere un ruolo fuori dalla crisi finanziaria, che è abbastanza, diciamo, contenuta ora, però nella ripresa e nello sviluppo. Questo è il primo punto per tutto, per le professioni, per i redditi, per gli immobili, per gli affitti. E naturalmente noi eravamo arrivati ad un punto drammatico, non ritorno indietro, è chiaro, tutto è chiaro ai presenti, ed erano stati presi anche degli impegni sottoscritti dal precedente governo, non dal governo Monti, sul fiscal compact e sull'obbligo di pareggio del bilancio. Quindi questa IMU qua, che certamente è sballata, esagerata, iniqua, è stata una manovra proprio di prelievo, non perché fosse giusta la tassa, ma perché non si poteva fare altrimenti. Adesso si tratta di capire come, diciamo, uscirne fuori, non ritornando a fare la bella vita, gli sprechi o non so che cosa, tenendo fermo l'obbligo di pareggio e bilancio, che ormai è principio costituzionale non solo del nostro paese ma anche di Francia, Germania, Spagna eccetera. E da lì capire come fare le correzioni, fermo restando che queste correzioni fossero quelle, diciamo, volte ad abolire non solo l'IMU ma anche in generale a ridurre le tasse, è ovvio che la direzione di marcia sarebbe questo per sostenere l'economia. In concreto l'impegno su cui mi pare ci sia ormai anche una certa condivisione. Va bene, Gasparri e altri propongono di abolire tutto e faranno le loro promesse. Noi queste non siamo in grado di farle, però le correzioni sì, questo anche Monti e non solo lui. Innanzitutto in termini di detrazioni per la prima casa, quindi le detrazioni per prima casa devono aumentare, le storture relative alla parte IRPEF e al perimetro familiare, si è parlato anche di questo, devono cambiare, e quindi l'IMU sarà progressivamente corretta in questa direzione. Però occorrono tante altre cose, perché noi a volte ci accontentiamo di qualche forse slogan, o pensiamo che siano libri dei sogni. Quando si parla del, ne ha parlato il presidente Righi, l'invenduto in Italia, insomma abbiamo costruito in 10 anni 1.590.000 case di abitazione in più, mentre in Germania nel 98 è stata fatta una legge che dice consumiamo 130 ettari al giorno per l'espansione edilizia, adesso dobbiamo darci l'obiettivo entro il 2020 di consumarne non più
di 30 ettari al giorno. Allora, i programmi che sono partiti anche da poco, qualche mese, con il ministro Catania, cioè rigenerazione urbana, a cui partecipa Righi, lo sa bene, perché anche voi siete protagonisti, con Confedilizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, eccetera. I programmi di rigenerazione urbana, che significa non più altro consumo dei suoli, ma utilizziamo esattamente lo sfitto, l'invenduto e anche la riqualificazione urbana, sì, è una politica principale, prioritaria. Per far questo, alcuni strumenti sono stati messi in campo, alcuni soldini naturalmente occorrono anche, ci vuole anche tanta, tanta semplificazione amministrativa, fatta bene, fatta si bene. Si poteva cominciare a fare. Anche con qualche proposta un pochino più rivoluzionaria, posso permettermi? Perché un minuto, ne do ancora. No, ho finito. Ci ho scritto anche in passato, diciamo, qualche libro. Per esempio, iniziando ad abolire, non è una cosa non fattibile, se ci sono delle regole nazionali, principi e regole nazionali che si applicano su tutto il territorio, ad abolire nella sostanza i regolamenti edilizi, che non sono altro che miriadi di altre norme, tutte diverse, comune da comune, che fanno impazzire gli operatori, deprezzare gli immobili, rendere impossibile, eccetera, eccetera. Quindi questa è una strada da seguire insieme, naturalmente, che significa principi nazionali, sì, principi nazionali e meno normative locali esplose dentro cui il paese si perde.